playoff di Serie C1, turno casalingo per i Rogit, che qui al Palementi si gioca una buona fetta di qualificazione alla fase finale di questi playoff. Avversario temibilissimo, lo Zephyr Mega 5, arrivato secondo in campionato. A Mr. Cuccieri oggi servirà tutto l'estero dei suoi calcettisti migliori, visto che dovrà fare a meno di Loria e Graziano Attrezzo, infortunati, e il copone in primis è chiamato in una prova super. Buon pomeriggio dal Palementi Rossano, e poi alla telecronaca Gabriele Zangaro, fianco a me, per il commento tecnico Pasquale Zangaro. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Quando inizia il Rogit Zephyr Mega 5. Spano, intercetta Copone, molto bene, Copone rientra, Copone, Copone! Sempre lui nelle partite importanti, Mario Copone. Un vero leader, un vero trascinatore, ha rubato palla, visto che il passaggio era corto, ha rubato palla, si è involato, ha messo a sedere il difensore e poi con il piede, l'altro piede ha trafitto il portiere in uscita. Un grandissimo gol per un grandissimo calcettista, Copone. Palla laterale. Copone. Sì, arriva il gol su Mega 5, però Copone aveva chiesto il cambio, nessuno era pronto, e allora questo ha comportato all'1-1 dello Zephyr Mega 5, gol di Zoccali. Era Zoccali, torna dietro, da pratico, palla ancora per Zoccali, che prende palla contro Salerno, attenzione Salerno, Salerno supera Martino, poi ancora Tamiro, Salerno tiene palla lì, arriva la conclusione, di nuovo Tamiro, ancora Salerno, e stavolta la palla entra, e Tamiro non è indistruttibile. Attenzione allo Zephyr Mega 5 che attacca con Loretti che supera velocità campana, Loretti supera anche il portiere e segna un gol molto bello, ma le disattenzioni si notano. Vediamo se arriva ora la battuta, questo calcio di punizione con Pereira che va da Copone e il gol del campione Mario Copone, 3-2. Sì, un autentico schema. Ha fintato Pereira, poi ha servito Copone che di piatto destro ha insaccato alla porta quasi sbarnita. Pereira su Salerno, ancora campana. Copone. Copone, il numero. E arriva il gol di Copone. Una magia del numero 8. La tripletta di Mario Copone. Da applausi. La battuta Brunetto, la conclusione Tamiro, ipnotizza il numero 9. Arbitro fischia alla fine, 4-2 per il Rogit. Beh, il Rogit sicuramente poteva chiudere con un risultato più rotondo, però tutto sommato può andare bene così. 4-2, la tripletta di Copone, il gol di Salerno dall'altra parte, il gol di Loretti, il gol di Zoccali. Ancora battipiedi e nervosismi, questo fine partita, lo sapevamo, era una partita molto sentita tra Real Rogit e Zephyr Mega 5. 4-2, ora c'è da difendere il risultato lì a Catanzaro. È tutto dal Palementi di Rossano tra Real Rogit e Zephyr Mega 5, è 4-2.